degli anni, mentre il castello di Capestrano era tenuto da Ser Giovanni Bondone, io fui mandato a servizio di scolta presso di lui per via della guerra che si faceva contro Ugone e Malmozzetto. Di poi, nel mese di settembre, a seguito di quella guerra contro Malmozzetto, fu richiamato a guidare i suoi uomini d'arme. La conversazione del suo circolo era quanto mai onesta, tanto che di ognuno non vi si parlava che in bene. Aveva una lingua castigatissima e non l'ho mai visto godere a sparlar di nessuno. Ed i suoi occhi erano così intensi che un solo sguardo poteva penetrare l'animo di chi gli parlava e leggergli i segreti pensieri. Fu per tutti noi milites fedele osservatore di ogni suo impegno e nostra grande guida morale. Tutte le popolazioni che abitavano quelle montagne fino alla costa si erano riunite e con i propri signori muovevano in massa contro Malmozzetto, nobile della dinastia di un antico e potente ordine cavalleresco, ma il cui fetore d'eresia gli si accingeva d'appresso. L'ingordigia, la lussuria e la superbia avevano preso possesso della sua casata. Testa di quell'armata vi era Guglielmo del Pinto e sotto lui il comando era affidato al mio capitano. Le membra di quell'armata, abitate dallo spirito illuminato della rivelazione, esprimevano sguardi fieri d'entusiasmo. Fu allora che compresi quanto il verbo di Dio era potente, un tutt'uno con i suoi fedeli servi, pronti al disperato sacrificio pur di tenere alti i vessilli del Vangelo. E allora pensai quanto poco varrebbe vivere se rinunciassi a morire per la gloria di Dio.
giorni d'assedio, le gloriose milizie templi del conte Folco Monferrato riuscirono a far breccia nella porta sud della città. Mentre i nostri militesse tenevano impegnato il grosso delle forze sul versante nord, le truppe militesse templi, penetrate nelle mura, si trovarono di fronte la guardia personale del Malmozzetto e ne fecero carne da macello. Militesse che non si arresero nella porta orientale, forti di 6.000 armati, ormai stretti nella morsa della tenaglia, non ebbero più tempo per scongiurare pietà. E tutto l'intero borgo fu messo a ferro e fuoco. Sconfitti gridarono di costernazione e di dolore, e ne risultò un grido che fece tremare la terra, tanto fu alto e possente. Enrico da Costanzo morì e lo seppellimmo con tutta la sua armatura nella nuda terra, perché fu un miles di grande valentria. Talora, benché certi segreti restano coperti da discorsi occulti, non posso astenermi dal dichiarare l'atroce verità che aleggia sulla scomparsa del nostro capitano. Alcuni segreti, per la loro natura, non si trasportano in pelle di capra di pecora. Il nostro nobile capitano Pietro ad Popletum venne sgozzato nel sonno, su ordine dello mio signore, che non gli perdonò, pare, l'orrenda uccisione del messo di Tommaso da Celano. In questo commovente concerto, altro non posso raccontare. Dunque, decisi di allontanarmi per un poco di tempo dal suo seguito. Fu in quel tempo che mi andai ad accomandare all'abate di Odino, che mi prese come militesse della Domus di Buminaco, dipendenza dell'abbazia di Montecassino.